Sono Antonio, non mi riconosci? Antonio. Gianni. Gianni. Ma quanti anni sono passati? Facciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù alla lotta per la nostra libertà. L'Italia fu liberata, la guerra finì, scoppiò il dopoguerra. La pace ci divise. Nel 46 Gianni, Antonio ed io, ognuno nella propria città, partecipammo alle incandescenti giornate del referendum. Monarchia o Repubblica? Francamente noi altri ci proviamo un po' sempre con le ricoverate carucce, ma quella volta rimasi colpito da quel viso così delicato e subito domandai: signorina, dieta libera o cardiaca? Non so. Non lo sapeva. Che... ho avuto un giramento di capo e sono svenuta per la strada. Ipovitaminosi anemica, rialzi termici, tendenza al collasso, ossia fama arretrata, cannolini. La folla corre giù per la scalinata di Odessa incalzata da una fila di soldati. Carrello laterale a seguire i passi dei soldati che aprono il fuoco. Ta-ta-ta. La corazzata Potemkin risponde con i suoi cannoni. Gli scoppi fanno balzare il leone di pietra sul suo basamento. Leone in riposo, leone calza la testa, leone in riposo, leone ruggente. Grazie al montaggio velocissimo di tre leoni di pietra sembra un leone solo che si anima. Tra la folla c'è una madre con una carrozzina e cerca di proteggere il bambino dalla folla impazzita. Arriva anche un plotone di cosacchi. Una signora con l'occhialino viene colpita nel taglio dell'occhio della donna che si stacca dall'orbita. Anche la madre con la carrozzina è colpita, cade, la carrozzina col bambino le sfugge di mano, cade o non cade, cade o non cade, cade, la carrozzina dentro! Vincerà l'amicizia o l'amore? Sceglieremo di essere onesti o felici?